Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un inserto in legno composto da due pannelli, uno frontale e uno per il dietro della nostra borsa, realizzati in questo modo, perforati con il manico inserito, una scocca di spaghetti, e questo è il color jeans che vado ad utilizzare io, sono rock da 500 grammi di produzione italiana, è un tripolino, un cordino tripolino che si lavora benissimo, e in più ci serviranno questi fiori con cui andremo poi a guarnire la nostra borsa, e tutto il cordino, tutta la lavorazione della nostra borsa andremo a lavorarla con un uncinetto 3,5. Vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul nostro sito www.merceriamari.it. Allora, come prima cosa prendiamo il filo e l'uncinetto e partiamo avviando 60 catenelle. 60 catenelle che saranno quelle che formeranno, in questo caso andremo a lavorare il fondo, ma comunque tutto il pannello del nostro corpo borsa. Quindi procediamo in questo modo. Realizzate tutte e 60 le nostre catenelle, adesso dovremo andare a lavorare una mezza maglia alta per ogni catenella, quindi facciamo due catenelle che sostituiscono la prima, dopodiché andiamo a inserirci direttamente nel punto a fianco e lavoriamo la nostra prima mezza maglia alta, così via per tutte le catenelle che abbiamo avviato. Procediamo in questo modo. Una volta arrivati al termine del giro, facciamo nuovamente 2 catenelle, voltiamo il lavoro e di nuovo andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto, scusatemi, una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. E questa parte, diciamo che è la parte di base del fondo della nostra borsa, e dovremo quindi procedere a lavorare righe di mezza maglia alta fino ad ottenere una 10-12 cm di altezza. Dopodiché vi farò poi vedere come iniziare a lavorare i due pannelli e che punto andremo a fare. Guardate, ho realizzato 12 cm, come vi avevo detto, di mezza maglia alta, e ho realizzato quello che sarà il fondo della mia borsa. Adesso vediamo come lavorare prima una parte e poi l'altra, perché saranno il davanti e il dietro del pannello che comporranno la nostra borsa. Questi due marcapunti vanno a delimitare la parte che resterà, diciamo, fuori dal pannello centrale, che una volta terminato e assemblata la borsa andremo a cucire. Questo perché ci serve? Ci serve perché in queste due parti che vedete che restano qua fuori andremo a fare un punto molto semplice, ma che fa un effetto traforato, mentre invece nella parte qui in centro, dove andremo ad attaccare il pannello, andremo a fare solo delle maglie basse. Perché la lavorazione resti più compatta e dia più consistenza, proprio perché dopo dovremo andarci a cucire attaccato il pannello. Quindi ho posizionato più o meno al centro, ho contato il numero di maglie, io ne ho 21 per parte, e ho messo i due marcapunti, quindi 21 21, le restanti in mezzo. Ok, quindi una volta fatto questo calcolo possiamo prendere il nostro uncinetto. Facciamo 2 catenelle che sostituiscono la nostra prima mezza maglia alta, e poi facciamo una terza catenella, saltiamo un punto di base, andiamo nel successivo e lavoriamo di nuovo una mezza maglia alta. Facciamo una specie di filet dove verranno a formarsi diciamo quadratini. Ok, quindi adesso facciamo di nuovo una catenella, in corrispondenza saltiamo un punto di base, andiamo nel successivo e lavoriamo una mezza maglia alta. Una catenella, saltiamo un punto di base, nel successivo andiamo a fare una mezza maglia alta. Di nuovo, vedete che procedo in questo modo. Quando faccio la catenella salto un punto di base, vado nel successivo, proprio perché voglio che si creino questi piccoli forellini di questa lavorazione un pochettino bucata. Voilà.
faccio l'ultima catenella, vedete che devo saltare l'ultimo punto qua e poi ho il marker, lo tolgo e vado a fare una mezza maglia alta dove avevo il marker. Adesso per tutti questi punti fino ad arrivare qui all'altro segnapunto che ho messo vado a lavorare tutte mezze maglie alte, quindi non faccio più le catenelle ma lavoro tutte mezze maglie alte. Arrivati qui dove abbiamo l'altro marker, lo togliamo e andiamo a fare l'ultima mezza maglia alta. Dopodiché partiamo già subito con una catenella, saltiamo un punto di base, andiamo in quello successivo e ripetiamo il motivo che abbiamo fatto all'inizio. In questo modo. Vedete? Abbiamo quindi il motivo, la striscia centrale e di nuovo il motivo. Terminato il giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a fare il giro di ritorno tutto a maglia bassa. Quindi andiamo a lavorare un punto basso per ogni maglia sottostante, per ogni punto sottostante. Quindi procediamo in questo modo a fare una maglia bassa per ogni punto per tutto questo giro di ritorno. Allora ho realizzato il giro di ritorno di maglia bassa, tutta maglia bassa, adesso sono pronta a ripetere questo giro qua con i quadratini, quindi facciamo di nuovo due catenelle che sostituiscono il primo mezzo punto, giriamo il lavoro, poi facciamo di nuovo un'altra catenella perché subito dobbiamo fare il buchino, quindi saltiamo un punto sottostante e andiamo nel successivo dove facciamo di nuovo una mezza maglia alta. Dopodiché facciamo una catenella, di nuovo saltiamo un punto di base nel successivo e facciamo una mezza maglia alta. Una catenella, saltiamo un punto e una mezza maglia alta. Esattamente come abbiamo fatto prima. Vedete? Questo è il risultato. Quindi devo proseguire in questo modo fino ad arrivare qui dove abbiamo fatto l'ultimo forellino e poi potete come controllo contare che i quadratini siano gli stessi, lo stesso numero. Quindi io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 11 quadratini e 11 devo averne di nuovo in questo giro. Poi qui faremo tutte le mezze maglie alte fino ad arrivare qui dove ripeteremo questo motivo a quadratino. Il giro successivo di nuovo un giro di ritorno tutto maglia bassa e dobbiamo proseguire in questo modo per realizzare tutto il pannello della nostra borsa fino ad ottenere l'altezza del nostro inserto di legno. Quindi se io vado a posizionare il mio inserto qui dove ho iniziato il giro, esattamente qui, devo fare tanti giri fino ad arrivare qui in cima. Questa è l'altezza che dobbiamo raggiungere lavorando appunto e alternando questi due giri come vi ho appena fatto vedere. Una volta realizzato questo pannello dovremo andarci con l'uncinetto a inserire dall'altro lato e di nuovo ripetere lo stesso motivo, quindi di nuovo questo motivo forato, le maglie alte, mezze maglie alte in centro, di nuovo il motivo forato dall'altro lato e di nuovo per la stessa altezza per fare l'altro pannello dall'altra parte. Ok, quindi dovremo avere il nostro fondo qui al centro, un pannello e il secondo pannello dall'altro lato. Allora guardate, ho terminato di realizzare tutto l'intero pannello.
I due pannelli, quindi il davanti e il dietro, che se vedete che io li piego qua, piego questo dove è il fondo, poi vado a metterci il legno sopra nel nostro inserto, esattamente come vi ho fatto vedere subito all'inizio. Vedete che qui possiamo andare a cucire, abbiamo esattamente di misura anche qua in cima. Sono andata a farlo combaciare esattamente di misura e abbiamo qui la lavorazione, diciamo, traforata da una parte e dall'altra, mentre in mezzo, dove abbiamo la banda di sole maglie basse, e dove andremo poi dopo a cucire la nostra, il nostro inserto. Prima di fare ciò, però, adesso vi faccio vedere per i laterali cosa dobbiamo fare. Dobbiamo prendere il nostro pannello qui dove c'è la parte della base, dove avevamo iniziato con il nostro fondo. Vedete questa parte qui. Allora, prendiamo il nostro cappietto, andiamo a inserirci qui nel primo punto, diciamo, del fondo, e andiamo a fare una maglia bassa in questo modo. Adesso puntiamo nel punto a fianco e di nuovo facciamo una maglia bassa. Stessa cosa per il punto a fianco ancora. Vedete che per ogni punto vado a lavorare una maglia bassa. Voilà, questo è l'ultimo punto del fondo, perché dopo inizia il punto traforato, quindi sarebbe già il primo giro del pannello. Vedete che qui sono andata a inserirmi con le maglie e ho fatto questo primo giro. A questo punto dobbiamo fare una catenella, voltare il lavoro, quindi lo giriamo da quest'altro lato e di nuovo prendiamo a lavorare, tornando indietro, le maglie basse così come si presentano. Quindi andiamo a fare un punto basso per ogni punto sottostante, facendo un secondo giro di quello che sarà il nostro laterale. Voilà, a questo punto facciamo di nuovo una catenella, di nuovo voltiamo il lavoro e di nuovo andiamo a fare un altro giro di maglia bassa, e dobbiamo proseguire, diciamo così, fino ad aver ottenuto la stessa altezza del nostro pannello. Quindi potremo poi dopo alzare qui il pannello che abbiamo appena lavorato e dovremmo ottenere, diciamo, la stessa altezza con il laterale, sempre lavorato così a maglia bassa. Una volta terminato faremo la stessa cosa dall'altra parte, quindi incominceremo di nuovo e lavoreremo i nostri giri di maglia bassa così. Allora, guardate, ho terminato di realizzare anche i laterali, quindi questo è il risultato del mio pannello aperto. Adesso andiamo a prendere quello che sarà il davanti della borsa, il pannello in legno, e vediamo come andarlo a fissare qui al centro, dove abbiamo fatto la maglia, il punto di unito, quindi qui nella striscia centrale, dove abbiamo lavorato tutte le maglie unite senza fare questo motivo traforato. Ok, quindi andiamo a posizionarci perfettamente sopra in questo modo, e ci muniamo di un ago tiro fettuccia con del cordino, facciamo un nodo al fondo dell'agugliata e vediamo subito come andare a cucire il pannello di legno. Allora, io parto andando ad attaccare questo lato qui, il lato lungo, quindi mi inserisco qui in cima dall'interno in modo che il nodo resti sul rovescio, tiro, poi passo nel foro a fianco, in questo modo, risalgo qui, scendo nell'altro foro, vedete, prendendo sempre il pannello di legno e, no, ovviamente il corpo borsa,
e procedo in questo modo ad attaccarlo. Ovviamente procedo per tutti i fori, quindi facendo il giro di tutti e quattro i lati, ok? Quindi procediamo così. Allora, una volta terminato di fare tutto il giro, dobbiiamo andare a passare con l'ago e a fare tutti i punti che qui sono rimasti vuoti, in modo da completare il giro. Quindi vedete che io sono arrivata qui in questo foro, quindi adesso vado a puntare in questo foro qua giù. Così. E poi andiamo in questo qua, vedete che andiamo a riempire e a fare il punto dove prima mancava, in modo da andare a riempire tutti gli spazi che sono rimasti vuoti passando la prima volta. Adesso vedete che spunto qui con l'ago ed esco qua, andando a fare il punto mancante. E dobbiamo fare questo di nuovo per tutti e quattro i lati, fino a che la cucitura sia completa. Vedete, così sta anche molto meglio, oltre ovviamente a essere più saldo e a dare una maggiore robustezza alla cucitura stessa. Quindi bordiamo così tutto il nostro inserto, andando a riempire i punti mancanti, dopodiché ripeteremo lo stesso procedimento con l'altro pannello dall'altra parte della borsa. Adesso vi faccio vedere come andare a realizzare il nostro fiore. Prendiamo l'uncinetto col cappio dello stesso filato e andiamo a inserirci nel foro qua, diciamo quello più in basso, che divide un petalo dall'altro, e andiamo a fare una maglia bassa. Nel foro a fianco andiamo a fare un'altra maglia bassa. Nei due fori centrali del petalo, quindi vedete questi due, andremo a lavorare due maglie basse per ogni foro. Quindi una, ripunto nello stesso foro e vado a fare una seconda maglia bassa, e la stessa cosa per il foro a fianco. Quindi andiamo a fare due maglie basse per ogni foro. Nei due fori successivi andremo a lavorare solo una maglia bassa per foro. Voilà, a questo punto ripetiamo lo stesso procedimento per tutti gli altri petali, quindi andremo a fare una, due, tre maglie basse per i primi tre fori, nei due fori centrali lavoreremo due maglie basse per foro e negli altri tre a venire giù, negli altri tre fori a venire giù, di nuovo una sola maglia bassa per foro. Voilà, ripetiamo il procedimento quindi per tutto il fiore. Una volta completato questo giro andiamo a fare il secondo. Allora, nel punto qui diciamo più in basso tra un petalo e l'altro andiamo a fare una maglia bassa. Nel punto successivo andiamo a fare una mezza maglia alta. Nel punto dopo ancora andremo a fare una maglia alta. Poi facciamo una maglia alta doppia. Poi facciamo di nuovo una maglia alta. E poi facciamo di nuovo una mezza maglia alta. Voilà. Saltiamo l'ultimo punto, andiamo nel punto centrale e facciamo di nuovo una maglia bassa. E vedete che così si crea il nostro petalo. Dobbiamo ripetere questa sequenza per tutti i petali successivi. Quindi adesso andremo a fare una mezza maglia alta,
una maglia alta, una maglia alta doppia, una maglia alta, una mezza maglia alta, l'ultimo punto sempre lo saltiamo, andiamo qui in mezzo e andiamo a fare la maglia bassa. Voilà! Vedete che i petali del fiore tendono anche leggermente a chiudersi ed è proprio per questo che saltiamo il punto, perché io voglio che stiano in questo modo un pochettino chiusi, in modo che una volta attaccati alla borsa non stiano piatti ma un pochettino in, in rilievo in 3D, ok? Quindi procediamo così per i restanti tre petali. Se non volete questo effetto, diciamo, più bombato e preferite avere un fiore più piatto, potete invece di saltare il punto lavorare al centro due maglie alte doppie, quindi partite facendo una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, due maglie alte doppie, una maglia alta, una mezza maglia alta e di nuovo la maglia bassa. In questo modo non dovete saltare punti e il fiore vi verrà perfettamente piatto. Se questo è, diciamo, la modifica, se a qualcuno non dovesse piacere fatto in questo modo. Finito questo giro andiamo a fare un giro di maglia bassa. Allora, qui dove c'è, diciamo, lo stacco dei petali, dove i petali vanno più in basso, faremo una maglia bassissima. In tutti gli altri punti andremo a fare invece una maglia bassa. Quindi così arrivo qui e vado a fare una maglia bassissima in questo modo. Procediamo a bordare l'ultimo giro del nostro fiore. Terminato il giro, come ultima cosa facciamo un cappio, lo allunghiamo leggermente, ecco, adesso non troppo, così lo facciamo passare dal dietro e lo tiriamo fuori sul davanti in questo modo. Dopodiché passiamo nei fori andando a fare punto catenella per andare a riempire questi buchi. E questo procedimento lo possiamo fare sia con lo stesso filo, come sto facendo adesso, oppure possiamo farlo con un filo in contrasto. Ad esempio questo fiore qui che vi ho fatto vedere prima, sono andata a bordarlo con l'oro per richiamare il colore dei manici. Ok, quindi è un po' indifferente. Puntate qui nel foro, agganciate il filo da dietro, lo tirate fuori e fate quella che appunto è una catenella o una maglia bassissima, ecco. Tirate fuori il filo e chiudete. Procediamo dunque in questo modo. Guardate che bellino che è venuto il nostro fiore e poi andiamo a realizzare anche gli altri uguali. Guardate, ho sistemato i fiori, questa è la posizione dove voglio andarli a mettere, quindi adesso vi faccio vedere come cucire. Prendiamo di nuovo la cotilla fettuccia, un pezzo di cordino, facciamo un nodino e partiamo subito ad attaccare il fiore più in alto. Quindi mettiamolo nella posizione dove vogliamo, passiamo con l'uncinetto dall'interno della borsa, sbuchiamo in un foro, tiriamo, passiamo nel foro a fianco, usciamo dall'interno della borsa in questo modo, tiriamo il filo e di nuovo passiamo nel, sbuchiamo nel foro sotto e poi di nuovo in quello a fianco. Lo cuciamo quindi proprio come fosse un bottone, vedete? In questo modo ho fissato il fiore. Dopodiché dall'interno vado a far passare il filo . Facciamo un nodino in questo modo, poi possiamo fare ancora passare una fila . Voilà, e poi possiamo staccare e tagliare il filo e andare ad attaccare il fiore successivo. Quindi così poi
voilà, il fiore successivo l'avevo posizionato qui, quindi di nuovo prendiamo il nostro filo, andiamo a fare un nodino e andiamo a cucire anche questo fiore. Quindi di nuovo passiamo in questo modo attraverso i fori e poi andiamo a fissare sul retro nello stesso identico modo. Così, e allo stesso modo andiamo ad attaccare ancora l'ultimo nostro fiore qui in basso e poi i rispettivi dall'altro lato. Guardate, dopo aver cucito tutti i fiori sul davanti della mia borsa, sono andata a foderare e indurire i pannelli, ovvero il pannello posteriore e il pannello anteriore più il fondo. Sono andata ad indurirli con la salpa che ho infilato in mezzo a due strati di fodera e che poi sono andata a cucire la borsa. I laterali invece li ho semplicemente foderati, ma non li ho induriti. Vedete che continuano a restare più o meno morbidi, mentre qui il pannello è decisamente più rigido ed è appunto indurito con la salpa. La salpa è una novità che troverete sul nostro sito in vendita in fogli, che poi ognuno taglia della misura che gli occorre e va a inserire all'interno delle borse per irrigidirla. È un irrigidimento, non so per se la già la conoscete, la utilizzate. Comunque, per chi non lo sapesse, la salpa è un materiale che viene usato in pelletteria proprio apposta per irrigidire anche proprio la pelle ed ha una funzione molto più professionale, molto più rigida rispetto alle reti o ai termoindurenti. Quindi qui sono andata ad utilizzare la salpa proprio perché avevo bisogno di una maggiore rigidità, volevo che il pannello rimanesse perfetto, perfettamente rigido, e questo è l'effetto infatti che ho ottenuto, esattamente quello che volevo. Adesso vi faccio vedere come andare a ultimare la borsa andando ad attaccare il laterale ai due pannelli. Quindi iniziamo subito, prendiamo il nostro filo, facciamo il capo sull'uncinetto, andiamo a inserirci qui nel primo punto del laterale in corrispondenza al primo punto del pannello e andiamo a unirci facendo una maglia bassissima. Dopodiché proseguiamo con il punto a fianco, quindi sempre puntiamo una volta nel laterale, una volta nella maglia qui del nostro corpo borsa, voilà, e chiudiamo facendo una maglia bassissima, vedete? Quindi punto sempre prima da una parte e poi dall'altra e vado ad unirmi facendo un punto bassissimo. Vedete che in questo modo sto andando ad unire le due parti e devo proseguire fino ad aver unito tutto questo lato, dopodiché procederemo nello stesso modo ad unire anche questo e poi l'altro. Ok? Quindi in questo modo, facendo le maglie bassissime, dobbiamo unire il nostro laterale alla borsa. E voilà, proseguiamo così.